Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono il boss del freestyle e oggi in questo video succederà di tutto. Ragazzi, ma non sarò da solo perché ho invitato un ospite speciale. Prego, venga, venga, ecco l'ospite. Ciao ragazzi. Qui con me Marco Bellotti, classe 2006, portierino, e oggi lo sfiderò ufficialmente in 3 challenge. Ma non con questo pallone, perché altrimenti sarebbe troppo facile, ma con... Marco, me lo puoi prendere per favore? Vai. Grazie. Quindi, non con quel pallone lì, ma con il Super Santos. Marco, puoi venire adesso? Ma dovevo venire prima? No, uguale, uguale. Quindi Marco, ti sfiderò con il Super Santos. Hai mai parato qualcosa con il Super Santos? Assolutamente la prima volta. Mai la prima volta? Però ci hai mai giocato? Sì, si è giocato, si spiaggia. Perché ragazzi, questo qui non è un pallone, questo qui è il signor pallone. Raga, praticamente questo è stato il protagonista di tutta la mia infanzia. Marco, darò a te l'onore di spacchettarlo, perché come vedete è nuovo nuovo. Prego, spacchetti, grazie. Spacchetti. Vediamo un po' questo Super Santos. Lui è un esperto di spacchettamenti di Super Santos. Okay? 5,90 euro. E bravo, fai vedere il prezzo, fallo vedere bene, avvicinalo in camera. 5,90 euro. Quindi ragazzi, per ripagare il Super Santos che è costato ben 5,90 euro, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e soprattutto lasciate un commento, magari con qualche sfida al boss. Quindi io direi di partire con le challenge, ma non gliel'ho dette le challenge. La prima challenge sarà sui calci di rigore. Seconda challenge, tiri da fuori aria. Terza challenge, Marco mi lancerà il pallone con le mani, io farò stop e tiro sempre da fuori aria. Sei carico? Certo. Iniziamo? Iniziamo. Ok raga, mentre Marco si sta preparando, sta mettendo i guanti, vi spiego più o meno come funzioneranno le challenge. Farò 5 tiri a challenge. Ovviamente se faccio gol sarà punto del boss. Se invece Marco la para oppure sbaglio, punto di Marco. Quanto è lento, quanto è lento. Non si sa se è più forte a parare o più lento a mettersi i guanti. Scrivetelo nei commenti. Ok, parto con il primo calcio di rigore. Poi raga, c'è anche un po' di vento e spero vada a favore dei tiri col Super Santos. No, raga, è assurdo, ho calciato, è partito a 200 km orari. Switch. Wow. Allora raga, non so se si è notato in video, io ho calciato, praticamente la mia sensazione era che il pallone andasse completamente fuori, invece ha curvato proprio all'ultimo. Vabbè, vi metto il replay. Raga, ho calciato un rigore bruttissimo. Marco l'ha capito subito, però questo qui è meraviglioso, perché è andato piano piano, si è mosso tutto strano. 2-1 per il boss. No, ma hai visto come ha fatto? Mamma mia raga, se riesco a calciare bene col Super Santos, raga, i tiri sono imparabili. Prima dell'ultimo rigore, Marco, vieni, vieni. Voglio sentire un po' di sensazioni. Allora, qual è la tua sensazione nel momento in cui calcio e vedi il pallone partire? Ma il fatto è che non la vedo partire e che quando calcio, cioè, parte troppo bene e non riesco proprio a vederla. Poi mi rimbalza davanti, c'è sto vento che fa un po' così. Poi, raga, considerate che è più grosso di un pallone normale, classico, ed è molto leggero, quindi se si prende bene, raga, è imparabile. Marco, prego, ultimo rigore, 3-1 per il boss. E se non sbaglio, questa l'ho già vinta. Venga Marco, venga. In questa prima challenge ti ho devastato. Passiamo alla seconda challenge? Passiamo. Seconda challenge. Ok, pronti per la seconda challenge? Tiri da fuori aria. Seconda challenge. Tutti oggi, oh. Seconda challenge, tiri da fuori aria con il pallone a terra. Come al solito avrò 5 tiri a disposizione. Primo tiro. Raga, prende una traiettoria assurda.
2-0 per Marco. Non sta facendo niente, sto facendo tutto io. Perché raga, sto puntando all'angolino. Raga, è incredibile come cambia direzione in un secondo. Raga, imparabile! Ma che fa, oh? Ok, siamo arrivati alla fine della seconda challenge. Questa volta ha vinto il nostro Marco 3-2. Sensazioni sui tiri da fuori? Sensazione, pensavo peggio. Pensavi peggio? Sì, è sempre peggio, però più peggio pensavo. Raga, è assurdo perché parte velocissimo, poi a un certo punto si blocca, perché comunque è un pallone iper mega leggero, si blocca e cambia direzione. Quindi secondo me per un portiere è difficilissimo riuscire a, come dire, a capire il tempo in cui deve partire. Secondo me è molto complicato. Quindi è molto meglio per il boss perché fa gol. Terza challenge? No. Terza challenge. Ok ragazzi, terza ed ultima challenge. Marco mi passerà il pallone con le mani? Qui fuori aria, io dovrò stoppare la palla e calciare subito dopo, sempre da fuori aria. Se entro in aria il tiro non è valido. 5 tiri, partiamo. Raga, è partito! Devo un attimo capire come tirare bene, aspettate. Raga, l'ho vista sotto l'angolino. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di quest'altra challenge. L'ha rivinta Marco, quindi se non sbaglio 2-1 per Marco. Marco, non ti chiamerò mai più in nessun mio video, per favore, grazie. Quindi raga, visto che Marco ha vinto questa sfida, scrivete nei commenti se volete la parte 2, se volete la rivincita, magari con qualche altro pallone tipo il Super Tele. Ok raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e commentate magari con una sfida. Ci vediamo al prossimo video. Easy per il boss. Non ti chiamo più a te, basta.